Come nasce il Teatrino delle Ombre che coinvolge i bambini del Plesso Sant'Antonio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Ispica? Chi meglio di Giovanni Pelligra ce lo può spiegare ai nostri microfoni? Giovanni? Il Teatrino delle Ombre è un progetto che è nato su invito del maestro Lino Quartarone nell'ottobre scorso. Nato con Chetti Denaro, grazie alla collaborazione di Zimè Fermenti Culturali. È un'esperienza che riguarda i bambini da 8 a 10 anni, un'esperienza di teatro fatto con le proprie ombre e l'ombra di oggetti, silhouette e quant'altro. È un'esperienza particolare che si discosta un po' dalle solite cose che magari in zona, nel circondario, vengono proposte, rispettabili, interessanti, di valore. Però abbiamo pensato, io e Chetti, di invitare un gruppetto di bambini a fare questa esperienza suggestiva, quindi a cimentarsi con un gioco diverso dal normale, con le ombre, appunto, giocare quindi con la luce, con quello che con la luce e oggetti vari che si possono trovare, si possono anche costruire, quindi con la luce e col gioco della luce si può creare appunto uno spettacolo, si possono creare immagini, si possono suscitare suggestioni e raccontare storie reali, fantastiche, e quindi sviluppare anche sotto questo punto di vista l'immaginazione, la fantasia dei bambini e anche la manualità, perché non è solo un laboratorio in cui si insegna ai ragazzi, si insegnano ai bambini, non ragazzi, bambini, i rudimenti di questo gioco creativo con una torcia, con una luce artificiale o naturale che sia, con il buio e gli oggetti. Si tratta anche di far costruire ad ogni bambino un proprio teatrino per cimentarsi, giocare poi con i compagni nel privato e avendo gli strumenti, l'ABC, come dire, della materia e dell'arte, andare avanti, inventare sempre cose nuove, più interessanti e complesse. Il teatro, un mondo nuovo, una scoperta per i bambini. Giovanni, come stanno reagendo? I bambini stanno reagendo con grande sorpresa e interesse e fascino, perché sono abituati sin da piccolissimi, ormai ad altro, ad avere, non dico tutto, ma quasi tutto già pronto, predisposto e preconfezionato. Non hanno grande spazio per sviluppare la fantasia, per sviluppare l'immaginazione e per poter creare qualcosa di bello, di interessante e di emozionante con poche cose, con strumenti, oggetti ordinari. Ormai sono diventati, purtroppo, ma si può andare sempre controcorrente, si può spezzare questo circuito se si vuole, sono diventati ormai principalmente consumatori e fruitori di immagini, di prodotti usciti dalla fantasia, dall'immaginazione, dall'intelligenza e dalla sensibilità di qualcun altro. Non c'è spazio per il desiderio, non c'è spazio per la fantasia, perché hanno tutto quello che desiderano e gli viene dato troppo, anche quello che non hanno chiesto ancora. Sono così oberati e sommersi da cose
che veramente non hanno più spazio per l'inventiva, il gioco creativo che mette in moto non solamente le facoltà spirituali, ma anche quelle manuali, fisiche. Che ti denaro, come si insegna il teatro ai bambini? Allora, è una bella avventura, sicuramente giocando, la prima cosa, perché una parte del teatro è proprio quella del gioco, quindi di entrare nell'azione e quindi in scena. Infatti il primo giorno del laboratorio, per spiegare che cos'è la luce, che cos'è l'ombra, abbiamo fatto tanti giochi con i bambini, prima ancora di andare a costruire un teatrino, sono diventati loro attori e spettatori nello stesso tempo. Abbiamo preso un lenzuolo, l'abbiamo utilizzato come schermo e ognuno di loro poteva sperimentare la propria ombra facendo muovere il proprio corpo in base comunque alle varie indicazioni e stimoli che gli venivano dati. Quindi ecco, questo è stato almeno il nostro modo per farli avvicinare e farli interessare a questo mondo. Qual è stato l'interesse dei bambini e cosa avete realizzato con il teatrino delle ombre? Chetti. Allora, oltre a far sperimentare le ombre giocando con il proprio corpo, abbiamo fatto realizzare a ogni bambino dei teatrini, fatti in maniera molto semplice. Prendendo una semplice scatola di scarpe, abbiamo realizzato uno schermo e poi, prendendo dei cartoncini neri, i bambini hanno disegnato diversi personaggi. Abbiamo fatto capire che appunto quello che serve è giocare con l'ombra, quindi dal personaggio disegnato venivano meno molte caratteristiche, quindi del personaggio si va a vedere soltanto il profilo e in questo caso nell'ombra non andiamo a percepire quelli che sono gli occhi ad esempio oppure i colori dei vestiti, quindi hanno capito un po' questa differenza. Dopodiché ha realizzato ognuno le proprie silhouette, hanno giocato con questa silhouette con la luce e quindi hanno capito come si proietta l'ombra, hanno capito anche come muovere la luce, nel senso magari una luce proiettata dal basso crea un'ombra molto più grande, quindi la silhouette, una semplice silhouette di che ne so 5 centimetri si può vedere proiettata anche il doppio della sua altezza reale e quindi da lì anche capire come un semplice elemento può diventare un personaggio innocuo oppure anche un mostro e non avere paura di questo però. Grazie. Ringrazio Giovanni Pelligra e Chetti Denaro, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.